Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video unboxing, nuova collaborazione con la BB Craft. Prima di mostrarvi i materiali che ho scelto per questa nuova collaborazione, ricordo a chi ancora non si è iscritto al canale di iscriversi, di attivare la campanella, così riceverà le notifiche di tutti i nuovi video e se è possibile un like, che fa sempre piacere. Allora, mi è arrivato il nuovo pacco della BB Craft. Questa è la packing list. I prodotti sono questi. E adesso li vedremo uno ad uno. Vi ricordo il codice coupon che troverete scritto sia qui sul video che nell'info box, che è Lucrezia 10. Ed equivale al 10% di sconto sul totale del carrello. Vi ricordo anche che con 25 dollari di spesa la spedizione è gratuita. Allora, la BB Craft oramai la conoscete tutti, i materiali sono davvero di ottima qualità. Infatti oggi ho scelto, cominciamo con, scusate per il rumore. Allora, questo è sempre un cordino però di misura da 0,5. L'altra volta ho preso quello da 0,8 e questa volta invece ho voluto prendere sempre lo stesso cordino, ma ha un diametro inferiore ed è da 0,5. I colori sono classici, sono questi, l'argento, questo dorato. Dorato un po' più scuro, c'è poi il marrone, nero e bianco. Sono sei gomitoli. Ogni gomitolo, se non sbaglio, dovrebbe essere 100 metri. È molto sottile come filato. Ho provato già qualcosa naturalmente e si lavora abbastanza bene. Ma vi dico che mi piace anche questo. Volevo fare appunto una prova. Allora, vi faccio vedere un attimo il codice di questo cordino sempre in poliestere. Ed è questo. Prossimo prodotto. Sono delle perle da 10 mm. Allora, iniziamo con queste, che sapete tutti che a me piacciono molto le perle, quelle di conchiglia. Infatti, questo è il codice, sono perle di conchiglia da 10 mm. Veramente stupende. Io cerco sempre di prenderle perché mi piacciono tantissimo. Questa volta le ho prese appunto da 10 mm, ma sono spettacolari, belle, ben fatte, proprio ottime. Vi rifaccio vedere un attimo il codice. E queste sono perle da 10 mm. Anche queste sono perle da 10 mm, non perle di fiume. Perle normali in vetro. Questo è il codice, sempre da 10 mm, ed è una bustina con tutte perle colorate, come potete vedere. Devo dire la verità, non sono male, i colori mi piacciono, soprattutto questo viola che mi piace tantissimo. Non sono male anche queste. Sempre perle, ma da 8 mm. Perle di conchiglia. Questi bellissimo colori pastello, molto chiari. E sono sempre perle di conchiglia da 8 mm. Faccio vedere da vicino su questo filo soltanto 23
perle, ma sono veramente stupende. Veramente belle. Questo è il codice. Meravigliose queste. Le ho prese già, ma sempre con questi colori pastello. Altro prodotto, sempre cipollotti 4x3, questi colori metallici. Non lo so perché, ma mi sono entrata in fissa con questi colori metallici. Sono 10 fili, 2 per colore. C'è di nuovo l'oro, l'argento, il blu elettrico, questo colore multicolor, possiamo dire così. C'ha molte sfumature tra il verde, il viola, il blu, molto bello. E poi c'è questo colore che mi è piaciuto tantissimo. Non lo so se si vede dalla fotocamera, ma brilla tanto. È veramente spettacolare. È un viola, ma veramente bello, 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 bello. E quindi ho preso di nuovo queste colorazioni, questo tipo di finitura, e sono cipollotti 4x3. Vi faccio vedere il codice, che è questo. Rimangono gli ultimi due prodotti, che sono, allora, queste sono delle chiusure a scatto in acciaio, naturalmente, oro e argento. E adesso vi faccio vedere da vicino, che sono veramente comode. Eccole qua. E sono proprio, vedete, chiusure a scatto fatte benissimo. Avevo già prese in un'altra collaborazione, ma ce n'erano solo, mi sembra, due per colore, perché erano miste. Questa volta le ho voluto prendere proprio di più. E sono sia color oro che argento. E questo è il codice. Sono in acciaio, eh. L'ultimo prodotto sono delle monachelle alla francese, che io sto ultimamente le sto utilizzando molto. Queste sono sempre in acciaio, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi. Sulla BB Craft di queste avevo preso quelle normali. Queste invece hanno degli zirconi. E io le avevo presi da AliExpress, le altre, ma vi dico che io mi ci trovo benissimo con queste, veramente bene. Eccole qua, vedete? Portano questi zirconi sul davanti, sono veramente ottime e ben fatte, anche se queste rispetto a quelle là che ho preso su AliExpress sono leggermente più piccoline, ma vanno bene lo stesso. Mi ci trovo proprio io comoda e poi le trovo molto eleganti, sono fatte benissimo. E questo è il codice di queste monachelle alla francese. Questa in oro, sono veramente belle. E questo è l'ultimo prodotto. Questo insieme al filato sono i prodotti che ho preso dalla BB Craft. Bene, questo è tutto, quindi ci saranno due tutorial per questa nuova collaborazione. Per il momento io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!